Bentrovati, bentrovati, buonasera a tutti con un nostro nuovo punto. Un punto siamo che, come vedete, insomma, abbiamo lasciato gli esterni suggestivi, siamo tornati in studio, ma parleremo eh, di un progetto molto bello, molto bello che non so se si vede alle mie spalle, ma si svolgerà interamente nel bellissimo scenario delle terme taurine ed ecco è come uno dei protagonisti, anzi il primo, il professor Mario Camilletti. Mario, bentornato, mi fa certo. un effetto bellissimo stare <ride> su un divanetto con te come ai vecchi tempi. Sì, infatti anche a me un déjà vu, però insomma qualcosa di molto, molto interessante. Sempre con uno scenario pazzesco alle spalle, certo. quindi è molto bella questa cosa. Allora andiamo a parlare oggi di questa iniziativa che ha come direttore artistico eh, Gino Saladini e che grazie al finanziamento di Enel e della Fondazione Cassa di Risparmio e della Proloco ovviamente, si svolgerà eh, tutti i fine settimana di luglio, da qui a, alla fine di luglio, insomma, sono tre fine settimana, tre spettacoli, tre iniziative eh, sempre molto accomunate eh, dalla nostra storia, tant'è che l'iniziativa si chiama Dal mito alla storia. Eh, di questa cosa si è parlato nell'ambito di una conferenza stampa, a cui però il nostro amico Mario Camilletti non ha potuto partecipare perché, diciamolo, tu la mattina sei impegnato con gli esami. Sì, Dove sì. Dove ti eh. hanno mandato quest'anno? Al liceo Vienna di Bracciano. Ecco, quindi, quindi c'è sì. anche l'inizio in trasferta. Intanto per capire di cosa si tratta, sentiamo cosa ha detto Gino Saladini, che poi è il direttore artistico sì. di tutte e tre le serate. Quindi saranno tre spettacoli veramente all'insegna della partecipazione del pubblico, tre spettacoli di altissimo livello, di cui vi parleranno adesso diciamo, gli autori e i conduttori. Sono felicissimo per la quinta volta di essere il direttore artistico di questa meravigliosa rassegna, spero che tanti tanti civitavicchiesi verranno, compresi molti giovani e anche i bambini. Oh, abbiamo sentito uh, Saladini, poi sentiremo via via anche gli altri, ma il, il debutto, insomma la serata inaugurale che è quella di sabato 6, spetta proprio a un lavoro tuo Mario, che è sì. Roma domina mondi, io sapevo Roma caput mundi, invece <ride> domina mondi, Roma domina su tutto, di che, sì. di che parli insomma? Ma intanto lasciami ringraziare Gino Saladini come direttore artistico e, e anche la presidente della Proloco. Cristina Ciaffi, per questo, boh, non so, questa fiducia che hanno riposto in me. Questa è una manifestazione che va avanti ormai da tanto tempo, come ha detto prima Gino, sono, questo è il quinto anno, per cui c'è questa bellissima manifestazione, questa idea di passare dal mito alla storia, quindi raccontare storie di, di, di vario tipo passando appunto attraverso i miti che continuano a essere un punto di riferimento importantissimo per la nostra cultura. E quest'anno il discorso è incentrato su miti di fondazione delle tre città più importanti d'Italia. Non, non dico belle, perché grazie a Dio di città belle in Italia ne abbiamo talmente tante che, tanto che dovremmo fare un elenco estremamente lungo. E per quanto mi riguarda, io mi sono concentrato sul mito di fondazione di Roma, forse una delle storie più conosciute de, del mondo. Il mito di fondazione che... Non parte solo con Romolo e Remo, ma precedentemente, come ci racconta anche lo stesso Virgilio, addirittura con Enea. E quindi, insomma, ecco, ripercorrere tutta eh, questa storia. Oh, tra l'altro, in questo tuo appuntamento che sarà raccontato e musicale, come un po' tutte sì. le cose, insomma, la Tinecano insegna, ecco, come sì. un po' ti piace <ride> fare per tra l'altro secondo me è, è, è una, un lavoro bellissimo Mario quello che fai apro una Grazie. piccola parentesi perché fai avvicinare ai ragazzi e li fai avvicinare alla storia, al sapere in una maniera però divertente insomma Leopardi 2.0 il, il ripassone l'ultima in ordine di tempo che hai fatto è il ripassone insomma una sorta di bignami però sì. per far ripassare i ragazzi così come il latinecano e, e ce ne sarebbero tante altre e in questa opera in particolare, Romina, Domina Mondi, ci saranno anche dei musicisti, insomma, abbastanza famosi. Ecco, te, te ne cito solo uno, Tiziano Leonardi, sì. che noi conosciamo per... Sì. La, cioè, è uno dei cugini di campagna, insomma, sì. oltre a essere un professore della scuola dell'Unione Musicale. Esatto. Eh, sì, Tiziano si è prestato a questa cosa così particolare, insomma, come anche altri, devo dirti che ho coinvolto anche degli insegnanti di materie diverse. Eh, c'è anche Riccardo Schioppa che è il, fra le altre cose direttore di un importantissimo ensemble musicale di un coro qui della, della città, ho cercato di mettere insieme queste realtà, ho cercato di mettere insieme ho messo insieme anche ragazzi che, che, che danzano, quindi oltre al discorso musicale c'è anche il discorso della danza e sì, ci, io ci provo a fare quello che dici tu, cioè Rivolgersi soprattutto a un pubblico giovane e, e l'idea di raccontare Roma, di raccontare di andare così a vedere quella che è la specificità della cultura romana, ecco perché domina i mondi. Perché forse non ce ne rendiamo conto che la nostra cultura occidentale in larghissima parte deriva da Roma, anche e soprattutto ovviamente dal mondo greco, dalla filosofia greca. però tutta l'area che riguarda non soltanto il diritto, ma in generale insomma, una serie di situazioni che noi ci portiamo dietro, veramente da tanti tanti secoli e che forse dovremmo riscoprire, no? riscoprire anche questo orgoglio di essere figli di Roma, figli della nostra capitale, insomma, ecco come eh, cantiamo nell'inno nazionale. Poi ti chiederò qualche chicca, qualche anticipazione, però ricordiamo anche che poi invece il 13 e 14, se non ricordo male, e il 25 e 26… Perché gli altri spettacoli vanno il venerdì e il sabato? Ci saranno altri due spettacoli sempre molto interessanti. Il primo dedicato a Napoli, che vedrà protagonista proprio il direttore artistico Gino Saladini e, e insieme ad Anthony Caruana. E abbiamo l'intervista di questo secondo spettacolo. Quello che mi riguarda insieme a Gino Saladini è Neapolis e noi racconteremo un, attraverso un viaggio surreale un po' particolare eh, la storia di Napoli, dalle origini ai giorni d'oggi, toccando quelle che sono le figure mitiche eh, di Napoli e anche le figure contemporanee. Faremo tutto eh, nella formula Teatro Canzone, quella a cui eh, abbiamo abituato il pubblico. Questa volta ci saranno ancora altri artisti rispetto al solito, quindi danza, recitazione video immagini e tanta musica e... A proposito di questo spettacolo, eh, poi sentiremo anche Saladini, insomma, che poi il direttore artistico credo che lui abbia fatto un discorso omnicomprensivo. Io andrei a presentare anche il terzo spettacolo, quello che invece è dedicato alla città eh, di Milano con Francesco Angeloni e Chiara. Barbera, che tra l'altro mi dicevi è una tua alunna. È stata una mia alunna, sì. La sì. lunga <ride> carriera, sentiamola perché credo che ai microfoni c'era proprio Chiara. Sono Chiara Barbera, regista, insieme a Francesca Geloni di Perdersi Milano, ovvero la storia della Fondazione di Milano, raccontata come la storia d'amore tra Roma e Milano. Due città che la storia porterà a incontrarsi, innamorarsi e poi perdersi. Come al solito, gli avanzi di scena collaborano con i volontari della Proloco per portare uno spettacolo sempre nuovo, innovativo. Abbiamo sentito questa tua alunna, come andava a scuola? Beh, era una brava ragazza, sempre stata una ragazza molto... Molto Ti ha dato soddisfazione, sì, insomma, sì, vedere poi... Io penso sì. che per un insegnante, io non so, non insegno, non insegno, però penso che la gioia più grande <ride> sia vedere i ragazzi che, che, che hanno successo, insomma, che sì. magari seguono anche un po' le orme dei professori. Ma questo no, non so se, diciamo che poi ognuno ha la sua strada, però sì, è, è veramente molto bello vedere poi quando comunque, come dire, si cammina da soli, no? Questa è la, è la cosa più bella. Allora, dicevamo che questi spettacoli, anche Mario l'ha detto, sono possibili grazie a una serie di, di persone, insomma di finanziamenti. Nel nostro caso, cioè in questo di dalla storia al mito, sono stati possibili grazie al finanziamento, insomma al contributo di Enel e della eh, sempre presente eh, Fondazione Cariciv. Se la regia ci, ci supporta sentiamo l'Enel e poi subito dopo Gabriella Sarracco. E come Enel siamo lieti di essere qui anche quest'anno eh, per questa rassegna che trasmette cultura, arriva a tutti, a grandi e a bambini ed è uno spettacolo che si rinnova ogni anno, si arricchisce ogni anno di significati e di messaggi. Ecco, abbiamo sentito la referente insomma, per, per l'Enel. E adesso fra pochissimo sentiamo Gabriella Sarracco. Gabriella c'è sempre, la, la fondazione c'è sempre quando gli si chiede sempre, qualcosa. Assolutamente sì, e, e questa è una cosa che dobbiamo ricordare. C'è sempre fondazione, non è soltanto, io lo dico da anni, non è soltanto uno sponsor. Uh, ma è veramente qualcosa in più. E questo veramente da tantissimo tempo. Nel caso specifico poi la, la Presidente Sarracco è attentissima a tutto quello che è cultura in questa città. Io ho avuto la, la, la fortuna appunto di partecipare a queste cose. E, insomma, ecco prima stavo parlando di Gino Saladini che secondo me è un faro di cultura in questa città, un personaggio che... L'abbiamo sicuramente... visto di recente anche nel premio Campiello, sì, insomma con i finalisti del premio Campiello c'eravamo anche io e Mario. Certo. <ride> quindi assolutamente, assolutamente sì. E... Torno a dire che sono veramente onorato e orgoglioso di partecipare a questa cosa. Non abbiamo lavorato insieme e questa è stata una scelta che ha fatto Gino e che a me è piaciuta molto, nel senso che tutti e tre abbiamo poi sviluppato, ognuno per la sua strada, ognuno nel suo modo. E quindi sì, parliamo di tre città, però ognuno appunto eh, in modo completamente diverso. Questo penso che se, sia anche interessante per il pubblico. E certo. Allora sentiamo Gabriella Sarracco, la presidente della fondazione, e poi torniamo qui con Mario. Sappiamo già che saranno in tanti a partecipare come lo Stato negli ultimi quattro anni, perché sono ben cinque anni che il mito e la storia porta nella nostra città, ma anche nel comprensorio perché vengono in molti anche da fuori, una eh, dose di cultura notevole e importante. Oh, poi soprattutto una cultura, Mario, a portata di tutti perché per entrare, per vedere questi spettacoli si pagano solo i tradizionali 5 euro del biglietto che chiunque paga per andare a vedere, tra l'altro, il meraviglioso sito delle Terme. A che ora è l'appuntamento sabato con te? Alle 21, ed è un appuntamento, diciamo, un orario che vale per tutti gli spettacoli. Io avevo detto in apertura e non me lo sono dimenticata, che ci dovevi anticipare qualche chicca <ride> del perché dovremmo venire a vedere questo spettacolo. Roma domina Mondi. Beh, sì, senza spoilerare troppo, però. Senza eh... spoilerare, per carità. <ride> no, penso che sia interessante da vedere. Non solo perché così andiamo a ripercorrere appunto questo cammino straordinario che passa attraverso tante leggende, tanti miti e arriva però a una realtà effettiva che è quella del mondo culturale che Roma ha costruito. Roma non ha soltanto dato, come dire, delle eh, impostazioni che ancora oggi sono valide. Voglio dire, se oggi esiste una regione, per esempio, in Francia che produce vino lo produce a livello mondiale, beh, quelli sono stati i romani a impiantare quel tipo di discorso. Poi, ovviamente, eh, c'è anche una, una chicca che ti voglio dire. Noi non andremo soltanto a parlare di Augusto noi parleremo con Augusto, parleremo con Augusto così parleremo con Romolo e Remo. Insomma, la tecnologia c'è e noi la andiamo a sfruttare, no? Quindi questa intelligenza artificiale applicata anche alla cultura. Ma non so se c'è l'intelligenza artificiale, comunque non ne ho paura. Io pauro della stupidità naturale, un altro paio di maniche. Mario, tu prima <ride> hai detto una cosa, siamo veramente in chiusura, però questa cosa la volevo approfondire. Tu hai parlato tanto dell'importanza della cultura. Tra breve il sindaco Marco di Bene dovrà scegliere l'assessore alla cultura. Civita Vecchia è una città che si lamenta. Da, che, da mia memoria ci siamo sempre lamentati che questa è una città dove si fa poca cultura, eccetera. Ma tu pensi che veramente è così? o che magari la cultura c'è e, e, e non la si va a cercare oppure non la si valorizza perché secondo me di iniziative a mia memoria se ne sono state fatte tante di cultura parlo. Ce ne sono tante di iniziative, ci sono tante persone che fanno cultura, sì forse bisogna valorizzare ancora di più le persone gli spazi, dando gli spazi se mi posso permettere questo consiglio, renderli realmente pubblici. Te l'avrei chiesto io dai un consiglio al prossimo ah, assessore alla cultura un posso... consiglio da addetto ai, ai lavori insomma. Sì, solo, solo in questa per carità, no nel senso che ci sono tante, tante bellissime realtà che potrebbero forse funzionare un po' meglio, più che altro perché bisogna aprire eh, a tutti, la cultura almeno insomma per quella, quello che ho visto non viene dall'alto, la cultura parte dal basso e poi dal basso sale a meno che uno non abbia la fortuna di avere, ecco come succede in altri centri piccoli come il nostro, eh, di avere per esempio una presenza importante, quale può essere quella di un'università. Noi questo non l'abbiamo, l'abbiamo soltanto in parte. È eh, per questo che bisognerebbe puntare molto di più sulle persone, che ce ne sono, ce ne sono tante e di grande livello. Magari di questo ne riparleremo più approfonditamente. Noi siamo arrivati al termine di questo nostro punto, però vi volevo. Eh riassumere ma questi li devo leggere se no me li dimentico sabato 6 luglio alle ore 21 c'è Roma domina mondi eh, di eh, Mario Camilletti questa me la ricordo il dici, venerdì 19 e sabato 20 luglio c'è Neapolis di Gino Saladini ed Anthony Caruana vedi la regia sta avanti perché li fa vedere man mano che così me li ricordo meglio Venerdì 26 e sabato 27 luglio, sempre alle 21, sempre alle Terme Taurine. Perdersi al Milano, scritto e diretto da Francesca Angeloni con Chiara, Francesco Angeloni con Chiara Barbera ed Eleonora Piermarocchi. E questo tutto nell'ambito della quinta. Per il quinto anno, insomma, della quinta rassegna, dalla storia al mito. Mario, sono stata brava. Mi avresti promosso? Sì, penso proprio di sì. <ride> Beh, in italiano era una materia in cui andavo abbastanza bene. Io ringrazio Mario Camilletti che si pure. presta sempre così simpaticamente a questi siparietti con me. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento. Al prossimo punto. Dal 1976 Radio Stella Città. Sempre in onda. Mai interrotta. Trasmissioni, news, novità, musica, sport, curiosità. Radio Stella Città. Ogni giorno più colore, energia. Radio Stella Città. La colonna sonora della tua giornata. Numero 1. In web e in FM. Radio Stella Città.